Ciao a tutti e benvenuti nel canale YouTube della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè. E io sono Martina. E in questo video, amici, giocheremo assieme a Raiders of Scythia, gioco di Shane Phillips. In realtà si tratta di un remake, come forse già sapete, un remake di Raiders of the North Sea, che fu il primo gioco della prima trilogia maggiore, diciamo, di Shane Phillips. Non so se sia stato il suo primo gioco in assoluto, potrebbe essere, ma questo non so dirvelo con certezza. E qualche anno fa Shem ha pubblicato questa sorta di ritematizzazione del gioco, quindi non siamo più in mezzo ai vichinghi, ma siamo appunto tra gli sciti. Abbiamo parlato già diffusamente di questo gioco qui sul canale, abbiamo fatto un tutorial, abbiamo fatto un esempio di gioco, abbiamo fatto un'analisi critica, trovate tutto linkato qua sotto in descrizione. E quindi qui daremo per scontato più o meno che voi già sappiate, insomma, le regole. Non avevamo ancora fatto un gameplay di questo gioco, quale occasione migliore di questa calda estate del 2024 per fare un gameplay completo di questo gioco. Quindi amici, bando alle introduzioni, abbassiamo lo sguardo sul tavolo, guardiamoci la partita, poi torneremo qui per i nostri commenti di fine partita. Eccoci amici, eccoci al tavolo con Raiders of Scythia. Abbiamo già completato il setup, abbiamo scelto questa inquadratura un po' strana, un po' particolare, quindi noi giocheremo qui di lato, diciamo, e vi abbiamo messo il tabellone girato dalla vostra parte, speriamo che possa funzionare. Dicevo, abbiamo già completato il setup, quindi abbiamo già scelto il capo della nostra tribù, della nostra fazione. Io per esempio ho Arpada, la cui abilità è che mi fa guadagnare una moneta, un kumis, una provvista e una carta. Tu Martina chi hai? Io invece ho Bada, sì, che mi fa prendere 4 kumis e una provision. Oh, molto bene, perfetto. Partiamo con, abbiamo già anche la nostra mano iniziale di carte, abbiamo già scelto, si parte con 3 carte in mano ciascuno e abbiamo tutti un lavoratore blu, 3 monete e una provision come risorse di partenza. Partirà per prima Martina, non c'è un segnalino primo giocatore perché in questo gioco non è irrilevante, perché la partita scatta, la fine della partita scatta quando si verificano alcune condizioni sulla plancia, nella fattispecie quando rimangono solamente 2 quest o quando rimangono solamente 2 villaggi ancora da saccheggiare fondamentalmente. Comunque, in questo video daremo per scontato ovviamente che le regole più o meno già le sappiate. Abbiamo dei video in cui spieghiamo dettagliatamente le regole in caso dobbiate fare un ripasso. Martina, prego, direi che tocca a te fare la prima mossa. Ricordiamo che in questo gioco si fanno in realtà 2 mosse a turno, almeno quando si sceglie di andare nel villaggio, no? Perché si mette un lavoratore e si preleva un lavoratore. Allora, io vado alla farm. Tu vai alla farm. Vorrei prendere 2 provision, ma la mia forager mi dice gain 1 provision after taking a farm action. Ah, ma veramente? Oh, porca yeah. Miseria. Ok, quindi sì, ottieni, ma mi vale 0, Ti vale 0, cioè vale 0 nel senso che ha 0 forza. Ah, vabbè, sì. Ok. Intanto però ti dà provision. Però mangia mele. È un forager. Mangia mele che metà basta. Lei è sanissima. Oh, perfetto. Poi devi prelevare un omino che non sia quello che hai appena messo e svolgere la relativa azione. Ma. Ok, quindi cosa fai? O prendi 2 carte o una carta e 2 kumis? Prendo 2 carte. Prendi 2 carte, va bene, perfetto. Ottimo. Allora. Io penso che andrò nella barracks per giocare il mio meraviglioso warmonger. Allora, intanto vi faccio vedere che io ho già un huntsman che mi fa pagare 1 less provision when raiding Assyria. Eccolo qua. E adesso aggiungo un warmonger che mi dice gain 1 victory point when raiding Cimmeria. Questa è la sua abilità. Quindi lo gioco qui, mi costa 3 monete, quindi pago queste 3 monete alla riserva generale. Dopodiché potrei anch'io andare alla farm, sai, e prendere questo mino. E prendendo questo mino prendo semplicemente 2 misere provision. Eccole qua. Tocca a te. Io vado dal silversmith e prendo 3. 3 monete. Bene. E poi vado anche alle barracks. Perfetto, e giochi anche tu, immagino. Una bella cartucola.
E gioco lei. E chi è lei? Il Conspirator. Ah. Con due. Perfetto. Bene, sei pieno di soldi, tu, io non ho neanche uno, com'è vero? Va bene, allora amici, io direi che vado subito a fare un saccheggio, come la vedi? Benissimo. Io vado subito a saccheggiare, la Cimmeria con questo bell'ometto, ok? Devo avere tre provision e almeno due di forza, almeno due carte forse è sta roba. Questo simbolo cosa vuol dire? È il numero di carte o è il numero di forza? Perché il numero di forza ha la tendina, non è? Il numero di questo carte. È il numero di carte, eh? Sì. Bisogna avere almeno due carte, esatto. Giusto? Due, ce le ho. Ho due carte. Bravissimo. Ok. Ho tre provision. Bravissimo. E tra l'altro gain one victory point when raiding Cimmeria, quindi truc, passo già in testa. Wow! Pago le mie provision, molto bene. Saccheggerò questa location qui, direi, o è meglio quella? Sai che forse è meglio quella perché c'è il maron in quella. Sì, saccheggerò questa qui, ok? Quindi attenzione, devo lanciare un dado rosso e basta, giusto? Perché non c'è oro, quindi non devo lanciare dadi gialli, ok? Quindi lancio un dado rosso, la mia forza di partenza è pari a 4. Vediamo cosa mi succede col dado rosso mi succede che prendo altri 5 di forza, ragazzi, quindi direi che sono al massimo. Prendo un punticino, nessuno mi si ferisce, prendo queste meravigliose provision, prendo questo meraviglioso omino grigio e scopro questa quest che richiede di buttare via carte con una forza pari a 6 per essere risolta. Tocca a te, Barax. Vai e gioco l'Enforcer. Mm-hmm. E basta. Perfetto, bene. E poi devi anche prendere un omino. Sì, ma cosa? Cosa? Sono terribili tutte. Sono terribili? Ma no, vai, non dire terribili così. Terribili tutte. Non dire così. Guarda, vado al Town Center. Sì. E uso il mio hero. Sì, che ti dice? Che gain 4 kumis e una provision. Ok. Ah, però. Beh. Il kumis, ricordiamo, permette permette di curare le ferite. Uh-huh. E permette anche di aggiungere forza durante i saccheggi. Va bene, allora io ho queste belle provviste con cui potrei già risolvere questa, amici. Vai. Sai che non è una brutta idea, forse. Però è meglio ottenersi questo per momenti di carestia, forse. Perché questo qua, le wagons, servono anche per fare raid... Dov'è che servono? Tipo qua. Per fare raid in Persia bisogna avere le wagons, tu mi insegni. Mm-hmm. Però vabbè, forse è meglio risolvere la quest in realtà. Allora vado alla Chief's Tent, cari amici, e risolvo questa quest con due carboni, cosa sono? Due bestiame e un wagon. E mi prendo questa quest, che i cui punti però si fanno solo alla fine, eh? Quindi la si tiene coperta vicino a sé. Dopodiché cosa faccio? Direi che mi prendo un po' di soldi, perché sono un po' carente in soldi, quindi mi prendo questo omino e mi prendo tre monete. Vai Martina. Anche io. Oh, vai a fare un bel raid, molto bene. Tre provision. Con tre provision. E io ho forza... Due carte ce le hai, perfetto. Quattro. Tu hai forza 4, bene, devi lanciare un dado rosso anche tu. E fai altri 4. 8. Benissimo, quindi fai un punto. Prendo lui. Prendi lui, ti prendi tutte quel bel bottino e scopri questa carta, questa missione che richiede anche questa di buttare via carte. Va bene. Ok, perfetto. Tocca a me. Allora ragazzi, se voglio andare a fare qualche altro raid ho bisogno di provision. Quindi direi di andare alla farm a prendere due provision. Molto bene. E poi direi di... Cosa facciamo? Giochiamo un'altra carta, raga. Non ho abbastanza soldi. Ma sì, dai, giochiamo un'altra carta. Vado alla Barracks. Con due monete gioco il Brawler. E il Brawler ha un'abilità simpatica, eh. Once per raid you may reroll one die. Cioè, mi fa rilanciare il dado. Carino. Super simpa. Bene. Martina, tocca a te. Adesso hai un omino grigio, attenzione, puoi andare a prendere cavalli o aquile. Infatti, guarda, subito, metto via un grigio per prendere un cavalin. Benissimo. Cavalin. Che cavallo prendi? Cavalin, dai, prendiamo lui, che mi dà due forze. Due forze.
e mi dà, mettiamolo qua, sì, e mi dà un punto a fine partita, okay. Va bene, io posso metterlo dove voglio, vero? Puoi metterlo dove vuoi, basta che ci sia qualcuno nello slot, perché se no un cavallo da solo, poverino, soffre la solitudine. Va bene, va bene, va bene. Eh no, devo anche prendere qualcosina. Sì, ah, scusa, è vero, devi prendere un omino. Prendo tre provision, perché ho ancora la mia... Hai ancora una... eroina. Tu speravi di ricevere una ferita, vero, nell'ultima, sì, raid che hai fatto? Sì. E invece non l'hai ricevuta, perché non possono autoferirsi, vero? Non c'è l'arakiri, non è previsto dal regolamento. Va bene. E allora, io voglio giocare questo qua. No, non voglio giocare questo. Voglio andare... Potrei fare un raid qui, con due provision. Come la vedi? C'è anche dell'oro. Vai. Com'è? E l'oro com'era? Che per ogni oro bisogna aggiungere un dado giallo? O bisogna aggiungere un dado giallo... Scusate un attimo, vado a ripassare. Vediamo. Penso un che po'. Se ce n'è solo un, cioè solo un cartoncino, raiding, ne ha uno, uno, se no due. Allora... How many, the number of yellow dice to roll depend on how many raid spaces in the chosen settlement, sì, have one or more gold present. Quindi qui uno, uno, uno e qui due. Ah, ok, perfetto. Perfetto, quindi non dipende dall'oro che c'è nel singolo posto, ma se c'è, ecco perché ci sono due dadi gialli, no? Perché sennò non aveva senso ce ne fossero due. Ok, quindi dovrei lanciare anche un dado rosso e un dado giallo praticamente se vado là. Mm-mm. Vabbè ragazzi, ne vale la pena, eh? Poi si prende un oro che comunque... Che comunque si può usare, guarda qua, si può risolvere questa meravigliosa questina dopo, che vale 6 questina. Punti. Questa questina. Mamma mia. Ragazzi, vado a fare un meraviglioso raid qua, Sbadabranghede, ok? Quindi, allora, ho due carte e due provision, eccole qua. Quando vado a fare raid in Cimmeria, prendo un punto, track. Che bravo il mio Warmonger che mi fa prendere tutti questi punti. Dopodiché lancio un dado rosso e un dado giallo... Sto attaccando quel posto e vediamo cosa mi succede. Ma mi succede, ma è perfetto. Ho fatto 1000 punti, quindi direi che prendo un punto, uh-huh, e mi becco una ferita. Mi becco una ferita che metterò a lui, al Warmonger, e mi becco tutti sti bei. E c'è questa questina, porca miseria, un'altra questina che potrei risolvere però, no, perché mi manca il nero. Vabbè, prego, tocca a te. Sono problemi, sono problemoni. Allora, io faccio una cosa così. Fai una cosa così. Scarto un mio... Sì? Che mi dice lose to silver to gain one gold. Sì, perfetto. Benissimo, ottimo. Poi? E faccio questa quest. Ah, cioè mi hai fregato. Ah no, è quella... Ok, questa. Perfetto, benissimo. Ottimo, certo. Bene, bene, bene. Bravona. Bravona, bravona, bravona. Devo fare altre 20 cose. Bravonissima. Io adesso farò la stessa cosa, cioè nel senso che vado qua e risolvo questa con un oro e un silver. Perfetto, quindi me la metto qui. Dopodiché, cosa facciamo, raga? Sai che non saprei. Ma sai che forse vado qui finalmente e uso la mia arpada, scusami, eh. L'arpada mi dice gain one silver, one kumis, one provision, one card. Sì, bella. Vai. Ma io vado in guerra. Oh, vai in guerra, perfetto, con due provision. Provision. Le due carte ce le hai. Ho 2, 4, 6 di perfetto. Forza. Adesso devi lanciare solo un dado rosso tu, perché l'oro non c'è più. 10. Ottimo, perfetto. Quindi fai un punto, giusto? Mm-hmm. Facendo raid in Cimmeria non è che si prenda sto granché. Però ti prendi tutte quelle. Tutto quel bottino e scopri un'altra meravigliosa quest. Uila. Attenzione, attenzionissima. Bisognerebbe avere più neri, però. Bisognerebbe avere più neri. E non c'è un modo per prendere neri, vedo? Qui, tra l'altro. Qui no. Non c'è un modo per prendere neri. Perché si possono prendere. Si può prendere il silver o il marrone. Ma il nero non si può prendere, bisogna per forza andare in guerra, amici. Sì. Tipo qui in Assiria, guardate che bello. Beh, guarda che una guerrina in Assiria si può fare, eh. Bisogna va avere di moda. Prego? Va di moda. Va di moda fare le guerre in Assiria. Oh yeah. Solo che mi servono 1000 provision. Quindi ragazzi, a questo punto cosa facciamo? Cosa facciamo? Andiamo alla farm, facciamo così, andiamo alla farm, prendiamo due provision.
Dopodiché, sai che forse vado alle stables? Eh? Chi sono io per non avere cavalli? Esatto. Ma sai che questo qui mi fa guadagnare livestock? Porca miseria, con questa abilità qua. Ma sai che io allora forse, sai cosa faccio io? Vado qua alle stables, pago 2 monete e mi prendo un'aquila. Mi prendo quest'aquila, no, mi prendo quest'aquila e la metto sopra al warmonger. Oh, molto bene. Adesso posso prendere livestock così, random, a piacimento. Prego. Mamma mia, tu sì che la sai lunghissima. Puoi dirlo forte. Vado alla meeting tent. Vai al meeting tent, prendi 2 carte. Terribili, ma proprio... E poi? Butto via una carta. Sì. E prendo 2 dini. E prendi 2 dini. Ok. E sei a posto? Hai fatto entrambe le tue azioni? Eh sì, purtroppo. Ma qual era la prima? Scusami, mi sono perso. Ah sì, la meeting tent, ok. Va bene, invece io, guarda, vado subito al town center. Vado al town center e attivo lui che mi dice gain 1 livestock. Grazie alla mia aquila lo posso fare. Molto bene. Solo che non sono ancora sufficienti per risolvere quella strana maledetta quest. Allora, sai cosa faccio adesso? Adesso faccio una roba veramente, 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 veramente. Vado al Chief's Tent, prendo questa, scarto queste 2 carte, guarda che roba, 4 e 4 fa 8, ok? E risolvo questa. Eh? Bravissimo! Grazie, tocca a te. Ma veramente io non so da che parte... Non sai da che parte girarti? Allora, vai al market, prendere 2 soldini, sì. E poi meeting tent e prendi 2 carte, cioè proprio sei entrata nel loop del prelevare carte. Va bene. Allora, io cosa faccio? Ho bisogno di ancora livestock, ho bisogno di ancora provision, non so dove mettere questo omino, porca miseria, potrei prendere un cavallo, no. Non prendiamo un cavallo, andiamo alla meeting tent e preleviamo 2 carte, molto 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 bene, ma insomma fanno un po' schifo, fanno molto schifo, anzi direi, va bene, e poi vado al town center di nuovo e mi prendo un'altra livestock. Bello, mi piace il mio motore di produzione di bestiame, non voglio sapere come fa il warmonger a produrre bestiame, lo ruberà ai villaggi vicini. Io giuoco. Tu giochi, molto bene, pagando 4 monete, porca miseria, chi è quell'uomo con le corna? Chi è? Warlord! Ah, ok, perfetto. E poi? E poi cosa faccio? Cosa fai? 3 provision. Ok. Una mossa attendista. Dopo capirai perché. Va bene. In realtà volevo anch'io fare quella mossa attendista che hai fatto tu. Però adesso mi hai un po' rovinato i piani. Vabbè, io vado al Chief's Tent. E al Chief's Tent risolvo questa quest. Con 3 bestie e 1 argento. Tacchete. Sto accumulando tante di quelle quest, che bello. Sono un po' come i contratti di Marco Polo, no? Le sì. Quest, mi piace. Allora, adesso però devo prendere un omino da là. Vabbè, continuiamo a prendere carte, perché quelle che ho preso prima sono insoddisfacenti. Prego. Io prendo 3 monete. Sì, notare che qui bisognerebbe in realtà fare... Noi stiamo... Abbiamo preso questo gioco come se fosse SimCity invece di fare dei bei raid. Un attimo. Cioè. Vabbè. Allora. Saban. Sì, vai tranquilla. Ma sai che forse ho trovato una carta figa, solo che non ho neanche un soldo. E per dire come sono messo, sì. E con le mie 3 monete. Ma tu hai già giocato tutti gli omini possibili e immaginabili. Oh. Adesso vai direttamente in Grecia, vai. Mamma mia. Papà, me fai 26 punti, va che roba. No, scusa, sì. Cos'è? 6, no, 10. Arrivo a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beh,
Potrei andare in Assiria, tranqui, fanqui però. Tranqui, fanqui, potresti andare in Assiria e fare 1000 punti. Va bene, allora io vado qua al silversmith. No, scusa, devo prima mettere giù il mio. C'è questo piccolo dettaglio. E dove lo metto, raga? Prendo delle provision. Solo che sto temporeggiando, tu mi freghi tutto. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. No, vado al town center e faccio, prendo one silver, one coins, one provision, one card. Dopodiché, che fastidio, che fastidio. Sai che quasi quasi butto via un po' di carte, eh? Market, butto via due carte e prendo due monete. Vai. Allora, io vado in Assiria. Tu vai in Assiria, eh? E fai molto bene, direi. Con 4. Sì, con 4 provision, devi avere almeno 3 carte, ce le hai, e devi lanciare un dado rosso e uno bianco. Attenzione, perché sì, quando raidi alla Siria succede qualcosa. 2 less wounds, quindi 2 ferite in meno. Ah, porca miseria, va bene, vai. Vai, bene. Quindi solo 3 ferite. Però esatto, ferite ne hai 5, quindi ne prendi 3 e aggiungi 2 alla tua forza. Che totale raggiungi? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfetto, esatto. Quindi prendi 4 punti. 1, 2, 3, 4 e devi metterti però 3 ferite, quindi se vuoi adesso puoi ammazzare quella cosa. Una, così sì. Prendo una card. Giusto. E poi, vabbè, dai, facciamo così. Ah, quindi non la vuoi ammazzare ancora quella, vedi? No. Vedi, ancora vedi no. Che sembri cattiva, ma in realtà non lo sei. Quale di queste due ti prendi? Ah, sì, scusami, prendiamo questa. Perfetto, vai. Okay. E scopri questa bellissima quest che richiede 1000. Beh, però forse tu la puoi fare. Eh sì. Cavolo, 7 punti, buttala via. Va bene, ottimo. Tocca a me, giusto? Oh, faccio un raid in Assiria anch'io. Io non ho la tua stessa potenza di fuoco, ma me ne frego. Corro questo rischio, vengo qua. Tra l'altro io, quando faccio raid in Assiria, pago one less provision, quindi ne pago solamente 3. 3 carte ce le ho, cioè proprio il minimo indispensabile. Vabbè, e lancio anch'io un rosso e un bianco. Mamma mia, ragazzi, finirà malissimo perché sto facendo sta roba. Vabbè, vado. Attenzione, perché adesso posso anche rirollare, però, ricordiamolo. Posso rirollare un dado. Allora, ma sai che forse non mi conviene rirollare? Qui è il risultato più figo di tutti e non mi conviene rirollare. E anche questo è il risultato più figo di tutti, forse, vero? Sì. Qui adesso voi forse non la state vedendo, ma insomma qui sotto ci sono tutti i vari risultati possibili dei dadi. Quindi non rirollo proprio niente. La mia forza in totale è 2, 5, 6, 11, 12, 13. Quindi non arrivo ai 4 punti. Oddio, aspetta, no, non ci arrivo, porca miseria, per uno non ci arrivo. Per uno! Rifacciamo il conto per sicurezza. 1. Ah no, ma aspetta, lui tra l'altro ha anche uno in meno. 1, 2, 3, 4, 5... 10, 12, al massimo arrivo a 14, quindi niente, prendiamo 2 punti e andiamo pari, e devo prendermi una ferita. Prendiamo una ferita che diamo sempre a lui, così, e ci prendiamo tutta sta bella roba qua, e scopriamo questa, e ci prendiamo questo meno. Bene, prego. Io vado alla farm. Sì. Prendo 3. Ok. Shift 10. E risolvi una bella questina. Questa. Questa qui. Oh yes. Bene, bene, bene. Ben, ben, ben. Niente, io devo aumentare assolutamente la mia potenza di fuoco, raga. Devo assolutamente aumentare la mia potenza di fuoco. Quindi con questo mino andrò alle barracks. E pagando 3 monete, gioco il l'armorer. Lo metto qui, che mi dà 3 forze in più. Poi, cosa faccio, raga? Cosa faccio? Faccio di nuovo il town center? Oppure prendo un po' di provision. Prendo 2 provision e tocca a te. Dai,
Facciamo una mossa attendista. Dai, queste mosse attendiste. E prendo due soldini. Sì. Ma sai che... Sì, 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 sì. Mm. E poi prendo altri tre. Ammazza. Che te ne fai di tutti sti soldi? Adesso vedrai. Adesso vedrò? Va bene. Ha senso prendere un cavallo? Beh, darebbero tre forze, eh? Porca miseria. Oppure una forza di due punti. Ma io punterei su quello che dà tre forze. Sai che quasi quasi lo prendo? Lo prendo, raga. Vai. No, preferisco prima risolvere una quest, abbi pazienza. Risolvo una quest, scarto quest'uomo, lo strongman, lui che vale 4, per risolvere questa quest. Poi vado alle barracks, spendo un kumis e rimuovo queste due ferite da questo povero uomo. Prego. Vado anche alle barracks, spendo un kumis e due ferite. Sì. E poi... vai lì. Sì. E... risolvi una questa. No. Questo. Sì. No, dai, facciamo... No, 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 dai, facciamo questo qui. Sì. E 4 kumis e una provision. Va bene. Bene. Allora, io vado alle stables. Pago un argento e prendo questo cavallo. E lo do a lei. Lo do al Landsman. Beh, adesso mi sento molto forte, Mi sento molto, molto forte. E poi, cosa facciamo? Facciamo che andiamo al market, scartiamo questa carta inutile e prendiamo due monete. Prego. È dura. È dura? È durissima. Lo so. Perché market, do via due carte. Perfetto, e prendi due monete. No, e no. Prendi un, o un marron o un grigio. Okay. E con il grigio lo prendi e prendi un bel cavallo. Il cavallo bianco. Il bel cavallo bianco. Bene, tocca a me. Allora, amici, cosa faccio? Faccio la follia di andare a fare un bel raid? Quanta forza ho? Vediamo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dove andare con 12 di forza? Da nessuna banda. Da nessuna banda. Bisogna prima niente. Vado al meeting tent, prendo due carte, vediamo cosa mi arriva. Mi arriva della gente inutile, sai? Ma è questa? Della gente, oddio, chi è questa? Oddio, amici, era nascosta in mezzo ai cavalli. Cosa non si fa pur di non andare in guerra, eh? Dio mio, si era nascosta nella stalla pur di non andare in guerra. Va bene, mi sono arrivate due carte assolutamente inutili. Ottimo, quindi vado al market, ne butto via una, vediamo un po', butto via questo qui che ce l'ho già peraltro e prendo due monete. Vai. Io vado agli stables. Sì. E con due monetine mi prendo una bella aquilottera. Un'aquilotta. Bene. Ok. Molto, 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 molto bene. E allora. Carina l'aquila che raddoppia. Che raddoppia la cosa lì, l'effetto dell'omino. Poi io vado al town center e attivo il mio omino. One silver, one kumis. E io devo, scusa, fare l'altra azione, togli, scusami. Ah, oddio. Sì, oddio, ho preso solo la mia aquila. One silver, one kumis. Ok, vai. E cosa hai tolto? No, tu volevi andare al town center. Ah, oddio. Sì, ero andato al town center. Da dove l'hai presa adesso? Non mi ricordo. Secondo me era qua. Secondo me era qua. Facciamo che era lì, amici. Vabbè, portate pazienza, adesso non è che...
Facciamo che era la meet intent. Vabbè. Ecco. Una carta. Solo perché... No, due. Ah, una carta e due commis, ok. Sì. Ma cosa te ne fai tutti quei commis? E mi aggiunge forza adesso che andrò in guerrissima. Vai in guerrissima? Vabbè. Allora, a questo punto io vado al meet intent. E poi, amici, vado alle barracks e gioco il mercenary che mi vale 4 forze e mo chi mi ferma? Tocca a te. Io ecco, che vado in guerra. Ecco, appunto, e mi ciuli quell'oro, porca miseria. Va bene, quindi devi lanciare un rosso, un bianco e un giallo. Però attenzione perché attenzione. Io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 e dopo aggiungiamo quelli. Certo, intanto lancia, devi arrivare a 20, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Molto bene, quindi prendi il massimo dei punti, ovvero 4. Ok. Attenzione perché 3, quando 4. Raido la Siria prendo 2 ferite in meno. Perfetto, quindi siamo a 5 ferite che devi prendere. E invece sì, 5 e basta. Perfetto, beccati 5 ferite. Allora, 1 e prendo una carta. Sì. 2. Ricordiamo che questa è... 3, sì. 4. E 5. E 5. Ricordiamo che ha preso una carta perché è l'abilità di quel e di lei quello muore. E lei muore perché ha 0 punti ferita, per così dire. E tickete. Ok. E tickete. Oh, e puoi anche risolverla forse quella. Dopo sì. Porca miseria. Va bene. Però devo guarirli, poretti. Va bene, adesso farò la stessa roba io, vengo lì. Ah no, ma bisogna avere l'omino grigio. Porca miseria, sì. Bisogna avere l'omino grigio, amici. Non posso andare in guerra, capite l'ingiustizia? Allora, a questo punto cosa facciamo? Dobbiamo assolutamente prelevare un omino grigio. Allora. Beh, direi che vado al Town Center e prendo 1, 1, 1 e 1 qui, quindi un silver, un kumis, una provision, una carta. Dopo, ma porca miseria! Mi da, no. Dopodiché, ragazzi, non posso fare niente, cioè non posso prendere nessuno. Ah sì, posso prendere quello. Posso prendere quello e prelevare altre due carte. 1 e 2. Vai, tocca a te. Non dimmi che vai in guerra di nuovo. Con un kumis. Sì. Tolgo. Due ferite. Due ferite. Poi? E poi... Io direi che... Prendiamo un'aquila. Bravo. Con due monete. Prendi aquile. Va bene. Sai che io a questo punto potrei anche andare in Persia, per dire. Vai. Io potrei anche andare in Persia. Ottimo. Io vado in Persia, perché tra l'altro, guarda, gain 2 strength when raiding Persia. Ragazzi, io vado in Persia, chiamatemi stupido, chiamatemi imbecille, chiamatemi come volete, ma io vado in Persia. Sbadabrangede. Ho 4 carte? Sì, ce le ho. Ho 3 provision? Sì, ce le ho. Ho un caretin? Sì, ce l'ho. Molto bene. Tracchete, perfetto. Adesso devo lanciare 2 rossi, un bianco e un giallo. Mamma mia, sarà una strage, ragazzi. 2 rossi. Un bianco e un giallo, sarà una strage totale assoluta, però attenzione perché ho una forza, ho 2 forze in più. Allora io ho 1, 4, 7, 9, 12, 16, ho 18 di partenza, ok? Vai. Devo arrivare a 20, dai, uscirà almeno un 2, no? Vediamo. Ragazzi, mi è andata benone direi, Quindi sicuramente prendo il massimo dei punti, ovvero 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua, sì, il weapon, sì, ok. Certo, no, l'ho già scartato. Sì, scusami. Poi devo prendere 5 ferite, giusto? Ti risulta? Sì. Devo prendere 5 ferite, quindi prendiamo 5 ferite. Eccole qua.
Allora, potremmo metterne una qui, una qui, una qui, una qui. Ah, sai che potevo anche rirollare? Cioè, ha senso rirollare? Sì. Scusami, posso rirollare il... Perché questo ha anche delle facce in cui non ha ferite. Due è proprio la roba peggiore. Lo rirollo, infatti ne ho preso una, ne prendo una in meno, quindi. Vai. Perfetto, quattro. Bene, scusate. Le ho già messe tutte e quattro. Mi prendo questo qui, che ha l'omino rosso, attenzione, il primo omino rosso che entra in gioco. No, il secondo, non l'ho preso io. Ah sì, è vero, scusami, mi sono distratto. E c'è questa meravigliosa quest. Tocca a te. Ma che bello andare in Persia, ragazzi. Io prendo due soldini. Sì. E guarisco. No, non posso guarire un piffero. Eh no, perché non hai kumis. Esatto, e allora facciamo questo qui. Ok, risolvi una questa. Questo e questo. Questa. Esatto. This quest, prego. Va bene, sai che risolvo anche una questa? Quella lì è lì da troppo tempo, quella questa. Non va bene, non va assolutamente bene. Quindi la risolviamo, cari amici. Però l'omino rosso... bisognerebbe mandarlo là, l'omino rosso. Mandiamolo là, scusami. Dai. Mandiamo qua l'omino rosso e prendiamo tre provision che ci servono, 1, 2, 3, perfetto. Poi, guarda, andiamo alle barracks, paghiamo un kumis e togliamo due ferite, tracchete. Prego. Market. Sì. Benissimo. Monete. Ok. Mi tocca, purtroppo, fare così per prendere quattro kumis e una provision. Perché ti tocca? Non è un'azione così brutta. Eh no, perché prendo l'omino blu. L'omino blu, non gioco più. Allora, vado qua, alla Chief's Tent, e risolvo una meravigliosa quest, quella lì, in cui bisogna scartare carte pari a una forza di 6. Eccole qua, 2, 4, 6. Le scarto. E mi prendo questa bellissima quest. Dopodiché ci prendiamo altre tre provision, oppure addirittura una wagon. Come la vedi? Oppure scartiamo due carte e ci prendiamo un argento. Sì. Scartiamo due carte e ci prendiamo un argento. Prego. Allora, gioco lui con quattro monete. Sì. E poi... Sì. Dove andiamo? Ti prendi una wagon, mascalzona. Sai che io potrei fare un altro raid adesso? Io vado in Assiria, raga. Vado in Assiria e pago una provision in meno, peraltro, grazie a Landsman, e lancio un bianco e un rosso. E posso anche rirollare, devo ricordarmelo. Vai. Allora, ho fatto tre, per esempio questo qui è il risultato più sfigato, quindi lo rilanciamo. Mi è ritornato uguale, ottimo. Quindi, allora, penso di arrivare al... aspetta, bisogna arrivare a 20 in realtà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, orca miseria, 15, 16, 17. Non riesco ad arrivare a 20. 18 col kumis. 18 col kumis, non riesco ad arrivare a 20, prendo solo due punti. 1, 2... Mi prendo questo omino, mi prendo queste provision, giro questa quest, che puoi risolvere tu, porca miseria, e prendo tre ferite. 1, 2, 3, e le metto 1, 2 e 3. Vai. Boh, non è andato tanto bene sto ride. Tocca a te. Oh, non so cosa fare. E qui direi a questo punto prendiamo un'altra e poi facciamo effettivamente questa. Ok, sì. Però c'è ancora qualcosa che non mi torna. In che senso? No, perché devo fare un'altra cosa. Ah, non ti torna in senso... No. Non farmi... Don't make me worry. Ma no. Allora, vabbè, io vado al meeting tent, cari amici, prendo due carte e poi vado alle barracks e pago un kumis e rimuovo due ferite da qua. Vai.
Barrax, e sì, con Kumis rimuovo due ferite, sì, e Silversmith, sì, due. Finalmente. Allora, Silversmith. E poi, vabbè, farm e prendo tre provision. Prego, Martina. Io vado qui. Ma dai, vai in Persia? Sì. Sei sicura? Con tre, sì, e uno. Sì. Va bene. Allora, aspetta, c'era qualcosa in Persia? Sì. Gain one victory point when riding Persia. E poi... Allora, semplicemente due rossi io e un bianco. E un bianco. Attenzione, perché attenzione, io ho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, quindi... Vabbè. Uff! E... 1000 e due ferite. Aspetta. E basta, perché era due ferite. Sì, fine. Due ferite, prendi 6 punti, te li do. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Due ferite e lei mi dà una carta. Lei ti dà una carta, ti prendi questo bel bottino, scopri questa meravigliosa quest e ti becchi. Va bene, tocca a me, andiamo subito a risolvere queste prima che sia troppo tardi. Andiamo qua. Valgono tutte e due tre punti, cos'è meglio dar via? Do via due monete e un argento. Due monete e un argento e risolvo questa. Dopodiché, cosa preleviamo? Prendiamo questo qui e prendiamo una carta e due kumis. Prego. La fine della partita si sta avvicinando, perché ricordiamo che, cioè, praticamente basta che uno risolva questa quest. Se tu risolvi questa quest, la partita entra nella sua fase finale, perché a quel punto rimangono solamente due quest sul tabellone. Allora, 4 kumis. E una provision. Sì. E cosa prendo? Bisognerebbe andare in guerra, ragazzi. Bisognerebbe andare in guerra. Barrax. Sì. Qua. E tolgo. Però tutte ste ferite, eh? Tutte ste ferite, Dio mio. Sai che io potrei innescare la fine della partita? Mi conviene innescarla, secondo te? Se la innesco, poi tu hai un altro turno, io ho un altro turno. La innesco, ragazzi. Vai. Faccio così, vado alla Barrax, pago un kumis per togliere due ferite. Vabbè, non ne ho azzeccata una. Com'è. Poi vado alla Chief's Tent e qui con una bestia e un argento mi prendo questa quest. Quindi a questo punto, amici, scatta la fine della partita. Quindi vuol dire che io ho finito il mio turno. Adesso Martina ha un ultimo turno e poi io ho un ultimo turno. Allora, attenzione! Martina è pazza e va in Grecia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, perfetto. Bene, hai quattro carte, hai due provision e due provision. Non ce le questo, hai. Questo, attenzione, you may substitute one wagon with one kumis when riding. Ah, when riding qualunque posto? Ma dai, non ho mai vista quell'abilità, mi sa. E quindi posso. Ok, quindi puoi, perfetto. Quindi bene. Due rossi e due bianchi. Due rossi e due bianchi. Vai. Allora, beh. Allora, ero a 18? Mi pare di sì. Dai, 4, rifai. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sì. 26. Sì, 27 in realtà. Ah sì, 27. Sì. Riesci ad arrivare a 36? 29, 30, 31, 32, no. No, dai, niente. Solo 7 punti. Allora prendi 7 punti, vabbè, buttali via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 4 ferite. Sì, 4 ferite. Vabbè, ma tanto. Non contano assolutamente nulla le ferite.
rimaste a fine partita, non è che diano un malus. Ok, e quale ti prendi? Beh, quella lì sì che vale di più, direi. Ottimo. Io farò anche un raid come ultima azione, però io sono un po' più modesto e vado in Persia. Vado in Persia, cari amici. Quindi vado qua, così. Allora, devo pagare due provision e una wagon, quindi le pagherò, molto bene. Quando faccio raid in Persia ho una forza in più, cioè anzi ho due forze in più, scusami. Quindi 4, 7, 8, 9, 12, no aspetta, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 17. La mia forza di partenza è 17. Devo lanciare 2, 1 e posso rirollare. Quindi, allora, 17, rirolliamo questo qui, direi. Porca miseria, mi ha rirollato anche gli altri, mi sa. Ricominciamo da capo. No. No. Eri a 23, veniva fuori 23 il risultato. Ah, tu avevi già fatto il conto che veniva sì, fuori 23. Quindi ti ha questo qui. Quindi sì, questo l'ho appena rilanciato. Sì, 24-25. 24-25, quindi sono arrivato al massimo, faccio 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, molto bene. E devo prendere una ferita, che vabbè, insomma, è tutto ininfluente, ma prendiamola. E direi che prendiamo queste qua. E vabbè, giriamo questa che non serve a niente. E a questo punto la partita è finita. E dobbiamo aggiungere i punti conclusivi. Allora, prendiamo il manuale, così non facciamo errori. Anzi no, prendiamo l'app, scusami. Quanto è questo? Che... Abbiamo una meravigliosa app, cari amici, che useremo. Allora, vediamo un po' se riesco a trovarla. Dov'è l'app di Garfield Games? Eccola qua. Allora, Garfield Games. Stiamo giocando a Raiders of Scythia. Eccola qua. Non stiamo usando la solo variant. Allora, Martina contro, ma sono tutte donne, scusami, perché sono, ah no, eccolo qua, qui c'è un uomo, contro Mosè, va bene, perfetto. Next page, allora, current position on the victory point track, quindi i punti diciamo da cui partiamo. Io parto da 20, Martina parte da 24, quindi io 20... e Martina 24. Chissà chi ha vinto. Ok, andiamo avanti. Poi animals. Allora, per gli animals io non faccio niente per gli animals, cioè non mi danno neanche un punto. 1 2 3 4 5. 5 punti per gli animals a Martina. 1 2 3 4 5. Perfetto. Poi hired crew as printed on specific cards. Allora, io non ho nessuno dei miei soldati che mi dà punti a fine partita. Tu ne hai? Sì, perché no. Alcuni danno punti a fine partita. Sì, questo. Gain 1, 2, 3 victory points for having 3, 4, 5 eagle. Niente. Ah. Ok, perfetto. Quindi anche tu non prendi niente. Devo prenderla. Andiamo avanti. Quests. Oh, e qui penso che avrò molte soddisfazioni. Allora, io faccio, guardate, ve lo faccio vedere. 4, 10, 14, 19, 21... 24, 27, 30. Rifacciamolo. 3, 6, 9, 11, 16, 20, 26, 30. Confermo che prendo 30 punti di quest. Quindi me li segno. Che poi bastava segnarli nel tracciato, sta app. Vabbè. Tu? 10, 17, 23. 23, ma dai, hai fatto comunque tanto con poche queste. Porca miseria, sai che forse vince lei? No. 23. Di poco vince. Andiamo avanti. Plunder. Oh, allora il plunder ha un valore, ok? E fondamentalmente il grigio e il marrone valgono 1. L'oro vale 2, il nero vale 1 per ogni 2. Quindi io faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti di plunder. Tu quanto fai? 1, 2, 3, 4, 5. 5 punti di plunder per Martina. Hai vinto. Molto bene. Ragazzi, ho vinto di un punto. No! Di un punto. 58 a 57. Spero che abbiamo fatto tutto giusto, perché quando ci sono queste vittorie così ravvicinate, se abbiamo fatto un minimo errore nel corso della partita,
vita. Siamo rovinati. Vabbè, ragazzi, ho vinto di un punto. Oh, ho sempre creduto in Arpada, ragazzi. Molto bene, molto bene. Questa è la partita. Adesso facciamo i nostri consueti commenti di fine partita. Amici, ho vinto! Ho vinto di un punto! Chissà se abbiamo fatto tutto giusto durante la partita. Magari qualcuno di voi esperto potrà dirci, forse in realtà si scoprirà che abbiamo vinto pari. Tra l'altro, cos'è che rompe i pareggi? Guarda, tu hai il manuale lì vicino. Raggiungilo un attimo, così guardiamo cosa rompe i pareggi. Nel frattempo, io ti voglio dire, cara Martina, consultando le statistiche, che abbiamo giocato 9 volte secondo questa l'app in cui teniamo traccia delle partite, quindi questa era la 9ª partita e io ho vinto 5 volte e tu 4, quindi siamo abbastanza balanced. Eravamo pari, esatto. Hai trovato dove si rompono? Sono capace di usare i manuali. Non sei capace di usare i manuali perché hai sempre la pappa pronta, hai sempre qualcuno che ti spiega, porca miseria, ragazzi. E un giorno farai il video su quando tu mi spieghi i giochi, sì, le mie facce. Sì, esatto, no, di solito i tuoi sbadigli più che le tue facce. Lei qualunque gioco io spieghi, lei si addormenta, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, quanto è frustrante. Condividiamo, facciamo un gruppo di spiegatori anonimi, come si può dire, di, no, in cui ci troviamo, no, succederà anche a voi, è una situazione tipica, no, anche quindi nei gruppi di gioco. Gli stuzzicadenti così. La gente, cioè, inizia a spiegare, si annoia subito. Cioè, e ma più mi annoio e più vinco, è quello, perché esatto. Di solito quando mi annoio poi vinco io e lui ci rimane male. Vabbè, sì, succede. E comunque, appunto, stavo dicendo, ho vinto 5 volte io, 4 volte tu. Stai capendo come si rompono? Scusate, guardo io, perché sennò qui passano le vacanze, come si suol dire. Allora, bisogna andare nel land of the game, vedi? Scoring, allora. Allora, eccolo qua, fermi tutti. In the case of a tie, the tied player with the most total quests, crew and animals is the winner. Avrei vinto io anche in caso di parità, perché avevo la maggior quantità di quest, crew, e beh, oddio, bisogna sommare tutto assieme, tu avevi più animal però. Va bene, avevo 4. Vabbè, if still tied, the tied player with the most total silver provisions and kumis is the winner. If still tied, all the tied players share the victory. Vabbè, comunque non eravamo tied, ho vinto io, amici, forse, di un punto. Ma che forse adesso, non fare come Trump, per favore. Il risultato di questa elezione è chiarissimo. Ho vinto io. Oh, molto bene. Cosa vogliamo dire di questo gioco? Fai una riflessione tua conclusiva, vai. È un gioco sempreverde. È un gioco sempreverde, sì. Sì, nel senso che è sempre piacevole intavolarlo. Allora, secondo me si vede che siamo un po' agli inizi, diciamo, della carriera di designer di quest'uomo, perché la parte, sì, diciamo, del villaggio è un po', cioè, è un po' macchino, cioè, è un po' ripetitivo, è un puro esercizio di ottenimento e conversione risorse, molto da worker placement vecchio stampo proprio, no? E però è quello che ti ha aiutato a vincere per le quest, quindi no, va bene. Beh, oddio, sì, le quest si fanno spesso, cioè per risolvere le quest in realtà bisogna fare un po' tutto, bisogna anche avere certo, il bottino, bisogna che le quest vengano attivate. Secondo me la roba delle quest è proprio bella, cioè è un bel modo per... Alla fine si tratta di semplici contratti, come dicevamo anche nel gameplay, però è un buon modo qua per implementarlo, perché tu attivi questi contratti senza sapere cosa sono, quindi quando fai un ride potresti attivare una roba che poi ti risolve subito quello dopo di te, e quindi potrebbe essere cioè una roba che ti si ritorce contro, cioè sì, aggiunge un elemento strategico, diciamo, in più. Però sì, è un gioco sempre piacevole, anche perché ha la giusta durata, secondo me, no? Sì, e poi non lo vedo acerbo, perché non lo considero parte delle trilogie, perché non ha il nome della trilogia, per cui per me è un gioco a sé stante, quindi non... Beh, questo è importante, cioè sì, capisco cosa vuoi dire, a volte anche, cioè, le aspettative sono anche create dall'appartenere, sì, a una collana, un gioco... a una serie. Si chiama Raiders of Scythia e io lo gioco per quello che è, quindi non... Tra l'altro è stato il primo gioco di questa collana storica parallela, che tra l'altro sta per arricchirsi, sta per partire il Kickstarter di 2 titoli nuovi, adesso non mi ricordo più come si chiamano, porca miseria, non mi ricordo più come si chiamano, comunque uno è ambientato tipo nel Paleolitico con gli uomini primitivi, e un altro invece è ambientato in epoca romana ed è un po' il seguito di Adrian's Wall, infatti è dello stesso autore.
Penso che facciano che Garfield Games faccia un Kickstarter combinato di entrambi, ma insomma per adesso si sono viste solo alcune immagini, tutte tra l'altro con questo stesso disegnatore che io adoro. Sì. Cioè, e molti in realtà, a molti non piace. È il fratello di Sam, si chiama Sam, mi pare, Phillips. E, secondo me è pazzesco, cioè è bellissimo, insomma, dettagliatissimo. Ha un po' di horror vacui e ha un po' anche di, come si può dire, di preferenza per colori dalle tonalità sempre un po' simili, quindi a volte c'è questa sensazione di omogeneità, ti devi avvicinare per vedere ogni singolo dettaglio, però ma a me secondo me un po' l'art déco. Ti ricordo un po' sì, beh sì, c'è un po' quello. Mi ricorda Mucca, come lo chiamate, non lo so. Sì, c'è un po', capisco che lo possa ricordare, certo. Quindi no, a me piace, li trovo molto, molto elegante come disegno, quindi. Va bene amici, e tra l'altro, altra osservazione che mi viene guardando le statistiche qui, il tuo punteggio migliore è 75, il mio è 73, quindi abbiamo fatto poco tutti e due in questa partita. Forse siamo fuori allenamento. Perché io faccio vittorie di qualità. Tu fai vittorie di qualità? Sì. Ma per cortesia, vogliamo vedere, io non so se... Allora, come si fa a vedere tutte le partite di un certo... Non si può. Di un certo giuoco? No, si può sicuramente, ma non sono capace, ragazzi, quindi non lo faremo. Plays, statistics... No, è troppo difficile questa app, ragazzi. Non ce la posso fare. Comunque, vabbè. Amici, questo è quanto. Fateci sapere se secondo voi abbiamo fatto degli errori durante il gameplay. Fateci se sapere. Se sono a mio vantaggio, ovviamente. Esatto, solo se sono a suo vantaggio. Se sono a vantaggio mio, non fatecelo sapere. C'è stata una volta in cui lanciando i dadi ho fatto un po' di casino, una volta in cui tu ti sei dimenticata di completare la tua azione. Vabbè, insomma, ma secondo me li abbiamo risolti nel modo giusto. Comunque, vabbè, voi siete osservatori attenti, quindi in caso ce lo direte. Amici, siamo quasi alla fine di questa serie di gameplay estivi, ce ne manca solo uno, quindi non mancate lunedì prossimo per l'ultimo episodio di questa meravigliosa e riuscirò serie. Riuscirò a vincerlo almeno? Perché, chi può dirlo? Disastro. Sarà Grand Austria Hotel, riuscirai a vincerlo? Grand disastro. Austria Hotel. Tu, di solito lo vinci tu, Grand Austria Hotel, è una roba più tua secondo me che mia. Vabbè, lo scopriremo la prossima settimana, cari amici, non spoileriamo. E grazie per aver guardato questo video. Se vi piacciono i nostri contenuti, considerate la possibilità di supportare il canale attraverso un abbonamento qui su YouTube o attraverso un pledge su Tipeee. Trovate tutti i link qua sotto in descrizione e continuate a seguirci. Buona estate, buon agosto e ci vediamo al prossimo video qui sulla Maschera Riposta. Ciao da Mosè e ciao da Martina. Bye. Ora che è finito. Cartonato. Esatto.